per Alessandria. Oggi abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni Raffaele Guariniello. Lei è favorevole all'abolizione della prescrizione? Il problema è che la giustizia sta andando a rilento. Quindi questo vuol dire che i processi spesso si concludono con la sentenza di prescrizione. Non so, i disastri ambientali, gli infortuni sul lavoro, che la Cassazione dice, ma il reato c'è, però ormai è prescritto. E questo è drammatico, quindi è chiaro che bisogna reagire. La mia proposta, ad esempio, è stata, ed è tuttora, quella di affidare certi reati, questa è una soluzione di tipo organizzativo, di affidare certi reati non alle 120 procure della Repubblica che abbiamo in Italia, che sono quasi tutte piccole procure con 3, 4, 5 magistrati, tutti bravissimi per carità, che però non sono in grado di specializzarsi su certe materie molto complicate. Fare dei processi per un disastro ambientale, per un infortunio plurimo, eccetera, richiede una serie di conoscenze che non tutti i magistrati hanno. Ecco quindi che bisogna pensare a soluzioni tipo creare una procura nazionale che tocchi certi reati che vanno dalla sicurezza del lavoro, all'ambiente, agli alimenti, anche al doping. Cioè, voglio dire, ci sono una serie di materie che richiedono la specializzazione, altrimenti non se ne viene fuori. Sono stato di recente a parlare in Francia e lì hanno trovato una soluzione importante, hanno creato il Pôle de la Santé, cioè c'è un ufficio giudiziario con i pubblici ministeri e i giudici istruttori che hanno una competenza su tutto il territorio nazionale per questi reati così molto delicati. Cioè, non basta creare una struttura di questo genere, perché in Francia, ad esempio, un processo come l'Eternit se lo sognano. Cioè, in Francia la Procura della Repubblica ha chiesto l'archiviazione di tutti i processi in materia di amianto. In Italia, e in Francia no, il pubblico ministero non è condizionato dal potere politico. Affrontare il problema della prescrizione semplicemente allungando i termini non è la vera soluzione. È vero che le nostre leggi sono le migliori del mondo? Abbiamo le leggi migliori al mondo. Cioè, oddio, possiamo sempre migliorarle, per carità. Però abbiamo delle leggi avanzatissime. Il nostro grande problema è che queste leggi non vengono applicate in concreto. Non basta avere la legge, bisogna poi chi mette mano alle leggi. Quindi ci vogliono gli ispettori. Oggi come oggi, malgrado noi si abbia queste leggi molto avanzate, manca gli organi che debbano farla rispettare. E poi bisogna prendere atto che la magistratura non fa quello che dovrebbe, perché ci sono zone del nostro paese in cui i processi penali in certe materie, che sono queste più complesse, che interessano la collettività, proprio non si fanno. Ma lei si è mai chiesto perché mi sono dovuto occupare dell'Eternit di Casale Monferrato? In effetti glielo stavo proprio per chiedere. Sì, mi sono dovuto occupare anche dell'Eternit di Reggio Emilia, anzi anche dell'Eternit di Napoli, lì di Bagnoli. La procura allora di Casale Monferrato non aveva le forze necessarie, ma non perché non fossero bravi magistrati, ma se tu hai uno, due, tre magistrati che non hanno mai fatto questi processi, che non sanno quindi come si devono muovere. Ma pensi solo, c'è stata la tragedia di Viareggio, no? Si deve nominare un perito e viene poi segnalato che chi è stato nominato aveva dei conflitti di interesse. Ora, non è colpa del magistrato che ha nominato, è un magistrato che non ha mai affrontato questi temi, quindi non conosce.
Ecco perché noi dobbiamo premiare la specializzazione. Ecco, io questa proposta la sto facendo già da tempo e non si riesce a mandarla avanti. Come si esce da questo immobilismo burocratico? Il timore è che funzioni. Ogni volta che cambia il governo uno dice, beh, speriamo adesso che questo nuovo governo risponda, però poi ogni volta abbiamo trovato delle difficoltà, no? Però quello che dico sempre, non bisogna mai demordere. Bisogna sempre andare avanti, perché è sbagliato disperarsi. Quando trovi queste comunità che sono disperate, dici, ah, ma non si può fare nulla. Invece no, bisogna dargli un senso, la possibilità, perché insistendo alla fine qualcosa si riesce ad ottenere. Ringraziamo Raffaele Guarignello per essere stato ai nostri microfoni. Gianmaria Zanier, Alessandria Oggi.